la leggerezza, la simpatia, il comunicare sempre drammatizzando o enfatizzando, se vogliamo, era roba sua. Ha iniziato, secondo me, e io sono stato il primo ad approfittarne, ha iniziato a fare sì che il calcio fosse felicità, una forma di calcio, spettacolo e un po' comico, cosa che poi io attuai con la Gialappa facendo Mai dire gol. E Caccamo dalla prima uscita fu un fulmine a ciel sereno, mi ricordo Gianni Gnocchi che era vicino a me, si buttò per terra dal ridere, non ce la faceva. Quindi era, sapeva che era ispirato a lui questo personaggio. Sì, no, ma l'ha anche chiesto, dovevo domandare tu, fai me. E dico, ah, proprio te no, però l'idea è venuta da me, sono soddisfatto, è una bella soddisfazione. Era un personaggio non facile da imitare. Dicevo, ma bisognerebbe trovare qualcosa per il trucco, perché io sono molto più magro, così, una cosa del genere. Sennò che il fatto proprio fenomenale per me è che andai in un magazzino per cercare delle giacche, delle cose, e vidi quella giacca azzurra, piccolina, ho detto questo è il motore per fare il personaggio. E nacque Felice Caccamo, che era, diciamo, figlio adottivo del grande Necco. Milano chiama, Napoli risponde, era la sua frase più famosa. Sì, col dito fece, Milano chiama, Napoli risponde, fece con le quattro dita i gol che prendemmo in quella... Milan ne fece tre, non è che fu una debacle, però per Napoli, quel Napoli di allora, anche se c'era Maradona, tanti grandi giocatori, era una vittoria importante. E lui però sempre non faceva trasparire la delusione quando il Napoli non vinceva, e come... No, per diretta quando vinceva un po' si agitava, ecco. Di persona era sempre simpatico, allegro, così come lo vedevamo in TV? A Taormina, io lavoravo al Teatro Greco, lui era in vacanza. Ha detto, questa sera dobbiamo mangiare assieme. Dico, guarda che io al teatro... Dopo, quando vuoi, basta che mangiamo insieme. Sì, gli ho voluto bene, effettivamente. Come voglio bene a Bruscolotti, come voglio bene... Quel Napoli lì mi è entrato nelle vene, perché era forse la squadra più pericolosa per il Milan in quel tempo, e insomma, nonostante ciò, alcuni giocatori del Napoli ce l'hanno nel cuore.